Il boa costrittore è un animale che spesso viene definito difficile, ma la cui cura è tra le più facili. E infatti ora parleremo di come tenerne uno in casa. Per questo video sono stato aiutato da Enrico Marconato di Boa Line, che lavora con questi animali da diversi decenni. Se volete seguirlo, i link sono in descrizione. In questo video c'è tutto quello di cui avete bisogno per tenere uno di questi animali in casa, ma ovviamente vi spingo a informarvi un po' di più, leggere qualche libro, qualche guida alla cura esterna, eccetera, e farvi le vostre idee. Ora vi dirò una cosa controversa: il boa constrictor va bene per chiunque, è un serpente facile, la cui cura è semplice. Certo, è un serpente che potrebbe essere aggressivo e mordere, specialmente se non conosciamo bene il linguaggio dei serpenti. Ma vi darò delle accortezze più in là per poter studiare questo linguaggio del corpo in sicurezza, senza sanguinare. Ricordo che non è un serpente estremamente pericoloso questo, anche se non è da sottovalutare. Basta fare ragionamento con i cani. Un cane di 10 kg non mette a rischio la vita di un umano adulto. I pesi dovrebbero essere comparabili. Quindi se pensiamo che questo serpente arriva al massimo 10 kg, dovremmo capire che non c'è il rischio che possa ucciderci, anche perché, se non era ancora chiaro, mettiamo subito in chiaro che questo serpente non ha veleno. Certo, se morde non è bello e ciò va evitato, ma oltre una ferita non corre alcun rischio. C'è da parlare del fatto che è un serpente costrittore, però, e come tale, solo tenendosi può far passare la circolazione ad un braccio. Non è che stia cercando di uccidervi, ma capitolo, è un fascio di muscoli. Questo coso qui è tutto un muscolo, quindi evitiamo a tutti i costi di farlo avvinghiare attorno al collo. Ciò potrebbe farvi svenire a lungo andare. A differenza del pitone reale, che è un serpente che si consiglia tanto ai neofiti, se non mangia questo è perché sta male. Non è come il reale, che potrebbe essere una cosa psicologica, insomma. Poi il reale è un animale da tana, il boa invece è un animale che va in giro, quindi va a cacciare, si muove anche a livello verticale. Quindi questa indole diversa verrà riflessa nella sua cura, avrà bisogno di terrari più grandi per fargli fare attività fisica e non diventare obeso. Le dimensioni del boa constrictor sono molto variabili, alcuni non arrivano a 700 grammi, altri arrivano a 10 kg, si parla sempre di animali sani e non obesi ovviamente. Comunque in generale sono serpenti di all'incirca 2 metri, dove i maschi sono più piccoli delle femmine. Cominciamo a parlare di terrario. Ok. Cominciamo a parlare di terrario. Un terrario importante è che sia grande. Per il materiale utilizziamo quello che ci viene più comodo per costruire appunto questo terrario grande. Teniamo presente che il legno si impregna facilmente di liquidi perché assorbe, quindi va trattato bene, come abbiamo visto in questo video. Le dimensioni minime sono per un maschio 120x60x60, mentre per una femmina 150x70x60. Certo, l'ideale sarebbe averne di più grandi in modo da dare stimoli al serpente. Il mio ad esempio è un 200x90x70. Come substrato in questo terrario ci sono due alternative: il substrato sanitario e quello naturalistico. Ma vuoi a tutti i costi entrarmi in bocca vuoi? Io li ho entrambi proprio per fare i miei test. In questi terrari ho fibra di cocco, l'unico substrato che consiglio anche a voi, perché gli altri hanno diverse problematiche che per i boa non vanno bene. In quello del mio boa però tengo un tappetino in gomma che mi permette di pulire molto facilmente. L'ho fatto perché, avendo un terrario io in legno, trattiene abbastanza l'umidità e non ho bisogno quindi della terra. Ricordiamo che per il serpente la differenza quasi non esiste, quindi scegliete voi. L'illuminazione per questo animale non è essenziale, la luce sì però, quindi possiamo utilizzare la luce naturale della stanza, solo e soltanto ovviamente se la stanza bella luminosa, non teniamolo nello scantinato buio. Se fosse in questo terrario avrebbe sempre il fotoperiodo corretto il mio serpente, perché la luce entra dalla finestra ed inverno sarà meno ed estate sarà di più, ma il suo sono costretto a illuminarlo tramite un LED perché entra poca luce in quello. Quindi vediamo secondo il nostro gusto personale e il tipo di terrario che abbiamo se installare un LED o meno. Questo andrà connesso sempre a un temporizzatore digitale settato con almeno 10 ore giornaliere di luce, così non dovremo accenderlo e spegnerlo a mano. Se volete vi posso mettere il link in descrizione di tutti gli oggetti di cui parlerò in questo video. Se li prendete da Amazon supportereste anche il canale, perché io ricevo delle commissioni senza modificarvi il prezzo finale. Parliamo di temperature. Va mantenuto un punto caldo, come tutti i rettili insomma, all'interno del terrario sopra i 30 gradi, che come dico sempre è un range di temperature, non serve essere precisi al grado, specialmente perché stiamo parlando di terrari molto grandi. Devono esserlo per dare la possibilità al serpente di mettersi al caldo, ma anche di spostarsi in una zona molto più fresca. Questa è la chiave della sopravvivenza di ogni rettile, essendo animali ectotermici. Creiamo insomma una zona calda e una zona fresca. Non deve essere un forno questo terrario. Teniamo presente che le lampade come questa consumano di più e possono bruciarsi. Noi consigliamo quindi delle piastre riscaldanti, che non sono altro che dei grossi tappetini riscaldanti ad alto wattaggio, solitamente 60 watt. Vanno messi sotto al terrario, ma nel caso in cui abbiamo un terrario in legno vanno inseriti dentro e coperti poi con uno strato di polionda. Sarebbe bene poi termostatare il tutto per evitare che il terrario si surriscaldi, mettendo la sonda di un termostato, meglio se digitale, nel punto più vicino alla fonte di calore. Anche di questo, se volete, vi metto il link
link in descrizione. Parlando di umidità, questi sono serpenti che la apprezzano. Il nostro consiglio è di inserire una ciotola grande all'interno del terrario, come queste. Enrico ne usa da 22 cm per i boa. Questa, oltre che fornire acqua potabile al serpente, gli consentirà di bagnarsi ed evaporando alzerà l'umidità. Se viviamo in zone secche, la terra farà il resto. Questo aumenta naturalmente l'umidità di un terrario, infatti. Non serve spruzzare costantemente acqua all'interno del terrario. Secondo noi è bene farlo solo quando vediamo il serpente che sta entrando in muta. È un po' per aiutarlo, no? Ricordiamoci però di non spruzzare mai l'acqua addosso al serpente. Potrebbe fargli venire infezioni respiratorie. Cioè il raffreddore? Gli viene il raffreddore, poverina? No! Parliamo ora della cosa più importante, la dieta. Questi sono ovviamente serpenti che mangiano ratti per tutta la vita. Evitiamo di dare conigli o altre cose più grandi, non servono. No, mi ha fatto scorrere lo script. No, 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 non cambiarmi le parole del video. Non cambiarmi le parole... Chiamate, torna qua. Brava. Evitiamo quindi, insomma, di dare conigli o altre cose perché il nostro serpente è troppo grande. Se è così grosso, basterà dare pasti più frequenti, non prede giganti. C'è una regola, chiamata la regola del 20%, che per questi animali non ha proprio senso. Dare una preda, insomma, del 20% del peso di un serpente. Se abbiamo un boa di 10 kg vuol dire che dobbiamo dare 2 kg di preda. Non va assolutamente bene, forse per un baby può aver senso, ma per un adulto no. Quindi sfatiamo questa cosa, diamo un ratto poco più grande del diametro più grande del serpente. Il peso non importa, qui darò un ratto largo così, insomma. Ricordiamo che quando è arrivato a 10 kg basta un ratto da 360 grammi ogni 15 giorni. La frequenza quindi la manterrei una volta a settimana fino all'anno di vita. Dopo l'anno ogni 15-20 giorni. Portiamoli a mantenimento questi animali, non all'ingrasso. Caricare di cibo l'animale per farlo crescere di più equivale ad avere un animale non sano con il fegato esploso e che morirà prematuramente. Se vuoi un serpente più grande, prendi un seme, prendi un molurus, non un boa obeso. L'obesità infatti è la cosa peggiore per un rettile. Quasi tutti i problemi derivano dal grasso, cosa che in natura incontrerebbero rarissimamente in effetti. Insomma, anche se sono dei mangioni non significa che non devi dargli un limite. Sì, ma io mi diverto a vederlo mangiare. Vedila così, dandogli da mangiare di meno risparmi soldi e hai un serpente più sano. Parliamo infine del maneggiamento. Ricordati di fare solo le cose in cui sei confidente, non spingerti a fare di più di ciò che senti. Consigliamo sempre di cominciare da un serpente baby, in modo che la nostra conoscenza sui serpenti cresca insieme alle sue dimensioni. Un morsino di un boa di un metro è decisamente meglio che quello di un adulto. Guardalo sempre. Non nel senso che se togli lo sguardo stai sbagliando a maneggiarlo, ma osserva i suoi movimenti, impara dal serpente perché lui ti insegna. I serpenti prima di colpire ti lanciano mille segnali, soffiano, ti fissano, insomma li abbiamo visti tutti in questo video. È un video completo su come maneggiare i serpenti. Se vuoi andare più a fondo, guarda quello. Per iniziare, quindi, se non te la senti, inizia con dei guanti di cuoio resistenti ai morsi che lanceranno anche il messaggio al serpente che mordere non serve a nulla. Ricorda di fare le cose un po' per volta, anche per rispettare gli spazi del serpente. E ricorda sempre di non maneggiare il serpente se è in muta o se sta entrando in muta o se ha mangiato da meno di 24 ore. Ripeto, guarda quel video consigliato se vuoi andare più a fondo. Bene, Tiamat ora è buonissima, si vede che si è stancata. Sì, è stancante fare le riprese, né, Tiamat? Però è stata buonissima. Oggi ci abbiamo messo anche poco perché ho preso un nuovo teleprompter, figa che sono troppo pro. E quindi niente, grazie mille del supporto, soprattutto i membri del consiglio interno che mi hanno permesso di prendere questo teleprompter a 80 euro, che è d'oro, è fantastico, mi ha aiutato tantissimo in questo video. Se vuoi sostenere anche tu il canale, abbonati e diventa un membro del consiglio interno. Grazie mille ragazzi, vogliate bene i vostri serpentini. Ciao serpentino, ciao, iscriviti.